Ciao a tutti e bentornati alla nostra conversazione live di letteratura italiana del martedì. Se avete seguito la conversazione della volta scorsa, vi ricordate che abbiamo parlato di un poeta che si chiama Guido Gozzano e abbiamo iniziato la sua poesia, La Signora Felicità. Di questa poesia abbiamo letto e un po' spiegato le prime tre parti. E se vi ricordate, se non ve lo ricordate, potete tranquillamente alla fine di questa live andare a vedere la registrazione della live precedente. Ma abbiamo parlato del... Ciao a tutti, Wanted Shuvro mi scrive ciao. Ciao. Abbiamo parlato dell'inizio della poesia, delle prime tre parti, e Guido Gozzano introduce sostanzialmente gli elementi principali della poesia, perché introduce l'ambiente, parla cioè di Villa Amarena, la casa dove vivono i protagonisti. E se vi ricordate, questa villa viene paragonata ad una dama del Seicento che il tempo ha vestito da campagnola e quindi parla di una nobiltà decaduta, parla di una forma di decadimento che è tipica della sua poesia. Vi ricordate, la poesia di Guido Gozzano appartiene a quel filone che è la poesia crepuscolare. Ok? Il nome stesso della villa, non ve l'ho detto l'altra volta, la villa si chiama Villa Amarena. Che cos'è l'amarena? L'amarena è un tipo di ciliegia, quindi un frutto buono, che però ha un sapore aspro. Quindi c'è questa idea di questa vita di campagna, di questa vita borghese, che però dentro di sé è aspra, non è dolce, non è tutto tranquillo e sereno, ma c'è un elemento di asprezza. E lo vediamo anche negli altri personaggi, perché viene introdotto il padre della signora Felicità, che viene definito il tuo buon padre in fama di usuraio. Un buon borghese, ma che presta i soldi dietro interesse. E poi viene rappresentato come banale, come meschino. Di nuovo questo aspetto, l'asprezza della vita. Una vita che in realtà poi il poeta, e lo vedremo anche oggi, guarda con invidia, vorrebbe essere capace di abbracciare questa vita, ma non lo è. La signora Felicita, ve lo ricordate, viene presentata come una donna quasi brutta, con una bocca larga, sì per ridere, ma anche per bere. Quindi tutt'altro che la donna angelica della poesia di Petrarca. Qui è una musa, perché lo vedremo anche oggi, è una musa. Ma non è la donna angelo, non è la donna perfetta. Da Petrarca fino ad Annunzio, la donna nella poesia era un'icona, qualcosa di meraviglioso, qualcosa che ispirava solo bellezza. Qui è il contrario. La donna come musa ispira la normalità della vita. Ok? E per finire viene presentato il poeta. Il poeta, vi ricordate, non è un maestro di vita, ma è qualcuno che cerca le cose semplici e contemporaneamente non è in grado di vivere la vita appieno, non è in grado di vivere la vita come gli altri uomini. Ricordate la fine della terza parte che abbiamo visto martedì scorso. Lui non riesce a giocare a carte con gli altri. E per questo
viene mal visto, un po' disprezzato, è come se non fosse completamente uomo. Questa è l'idea del poeta che non riesce, che vorrebbe, che a volte finge di essere quello che non è, ma non riesce mai completamente. Ecco, questa tematica del finge di essere quello che non è, la ritroviamo nelle parti di poesia che andiamo ad analizzare oggi. Io inizierei subito perché oggi abbiamo tanto lavoro da fare. Questa poesia è divisa in 8 parti. Noi ne abbiamo lette 3, quindi dobbiamo andare un po' perché oggi ne dobbiamo vedere 5. Quindi io inizierei subito a leggere. Come l'altra volta, leggiamo e spieghiamo. Va bene? Se non mi sentite, se ci sono problemi, se avete domande, scrivetemele in chat. Magari non riesco a rispondere immediatamente, ma nel corso del tempo risponderò con dei commenti. Allora andiamo. Vado a leggere. Siamo alla parte 4. Nella parte 4 si racconta di un incontro privato che hanno Guido e la signora Felicita. È un momento molto romantico, vedremo che ci sono dei passaggi che sono anche molto intensi, ma la cosa particolare è questa. Dove avviene questo incontro? Avviene in un solaio. Il solaio è la soffitta, è la parte alta della casa, dove le persone mettono le cose che non usano. È particolare come incontro quello del solaio, come luogo di incontro quello del solaio, perché di nuovo c'è decadenza, abbandono, è un luogo solitario, un luogo dove tu metti le cose per dimenticarle. E è chiaramente crepuscolare, è l'occasione che il poeta ha per sottolineare la sua poesia crepuscolare. Vado a leggere. Bellezza riposata dei solai, dove il rifiuto secolare dorme, in quella tomba tra le vane forme di ciò che è stato e non sarà più mai. Bianca, bella, così che sussultai, la dama apparve dalla tela enorme. Sono nel solaio e da una tela, da un quadro enorme, appare una dama, cioè una dama in un quadro. Tra l'altro, non lo abbiamo detto, ma questa dama viene nominata anche nelle primissime strofe della poesia. Vediamo chi è questa dama. È quella che lasciò per infortuni la casa al nonno di mio nonno e noi la confinammo nel solaio, poi che porta pena. L'han veduta alcuni lasciare il quadro. In certi nuovi luni so del passo lungo i corridoi. È una nobile che caduta in disgrazia, c'è cioè di nuovo il tema del cadere in disgrazia, lascia la casa al nonno, il passaggio dalla nobiltà alla borghesia. La borghesia prende l'eredità della nobiltà, ma la trasforma a modo suo, riempiendola anche di elementi, come dire, di credenza mitica, di superstizione. Infatti il quadro viene messo in solaio perché pensano che di notte pianga, che ci sia il fantasma di questa dama. Quindi un elemento superstizioso che si inserisce benissimo nel quadro di questa piccola borghesia, un pochino gretta, un pochino meschina. Il nostro passo diffondeva l'eco tra quei rottami dal passato vano e la marchesa dal profilo greco, altocinta, l'un piede ignudo in mano, si riposava all'ombra di uno speco, arcade, sotto un bel ciel pagano. Descrizione del quadro. La descrizione è quasi aulica, cioè c'è un livello alto. L'uso dell'italiano è antico, sembra proprio l'uso della poesia classica.
Si riposava all'ombra di uno speco arcade sotto un bel cielo pagano. C'è proprio il riferimento all'Arcadia, a elementi di una poesia alta, di una poesia classica. E a questi elementi, come succede sempre con Gozzano, vengono affiancati degli elementi, subito dopo, degli elementi bassi. Andiamoli a vedere. Intorno a quella che rideva illusa nel ricco peplo e che morì di fame, lei nel ricco peplo morì di fame, vi era una stirpe logora e confusa, topaie, materassi, vasellame, lucerne, ceste, mobili, ciarpane, reietto così caro alla mia musa. Ci sono due donne a confronto. La donna del quadro, che era aristocratica, nobile, appartenente all'Arcadia, ma che morì di fame, e questa donna che ha come cose care la parola ciarpame. Ciarpame significa cose inutili, cose che non servono a nulla. Di più, la prima parola è topaie. Le topaie sono i nidi dei topi, i posti dove abitano i topi. Quindi, come vi dicevo martedì scorso, anche elementi sporchi, anche elementi come i topi, in questa poesia vanno a contrastare gli elementi aulici, gli elementi più alti. Ma la cosa interessante è che la donna dell'Arcadia decade e muore di fame. La donna semplice, Felicita, è la musa che ispira tutti questi movimenti del cuore e della poesia. Quindi è un continuo ribaltare, ironico, perché Guido Gozzano è estremamente ironico, è un continuo ribaltare i piani. Quella che è la musa classica muore di fame e si trova in mezzo alla topaia, in mezzo al ciarpame, che è adesso la fonte della vera ispirazione per la musa Felicita di Gozzano. Continua, eh? Tra i materassi logori, vedete, logori, materassi consumati, cose che dovrebbero essere buttate, ma che invece teniamo perché non possiamo buttare nulla. Tra i materassi logori e le ceste v'erano stampe di persone egregie. In mezzo ai rifiuti, in mezzo alla spazzatura, ci sono stampe di persone egregie. Per esempio, incoronato delle frondi regie, incoronato alla fronte, v'era Torquato nei giardini d'Este. Questo è Torquato Tasso, uno dei più importanti poeti italiani. Ve ne parlerò sicuramente di Tasso perché è importantissimo ed è un classico. In questa soffitta c'è in mezzo ai materassi, in mezzo ai topi, in mezzo a tutti i rifiuti, c'è un quadro di Torquato Tasso. Ok? Siamo al contrario di quello che diceva Foscolo, a grandi cose l'urne dei forti spinge l'animo Pindemonte. Qui l'urna del forte, l'immagine dell'antico poeta, non spinge a grandi cose, ma viene abbandonata, viene dimenticata, perché il poeta realmente non ha nulla da insegnarci. Questo è già un inizio di quello che dirà tra poche righe, e che è assolutamente la poetica fondamentale del crepuscolarismo. Il poeta non ispira l'animo a grandi cose. E come tutti i poeti classici, il poeta in questo quadro è coronato di alloro, ha una corona di alloro. Se voi avete mai visto la moneta da 2 euro italiana, c'è Dante Alighieri. Dante Alighieri ha una corona d'alloro. Per simbologia, tutti i poeti
classici italiani sono rappresentati con l'alloro in testa. E da questa corona d'alloro parte una riflessione che viene aperta da Felicita. Leggiamo. Avvocato, sta parlando Felicita guardando il quadro di Torquato Tasso. Avvocato, perché su quelle teste buffe si vede un ramo di ciliegie? La signora Felicita, abbiamo capito, non è una donna colta, non ha studiato, è una donna semplice. Vede il quadro di Tasso, vede che ha una pianta sulla testa e chiede all'avvocato poeta perché ci sono delle ciliegie. Qui, in questo punto, c'è effettivamente un buco di sceneggiatura, perché lei è una donna di campagna, sicuramente sa distinguere l'alloro dalla ciliegia. Questo buco di sceneggiatura serve a Gozzano per introdurre quello che verrà. Questo errore che lei fa di confondere l'alloro, simbolo della fama, simbolo della letteratura, con il ciliegio, permette a Guido Gozzano di fare una riflessione che ci porta di nuovo nelle tematiche del crepuscolarismo. Io risi tanto che fermammo il passo, cioè lui si mette a ridere per questa cosa e ridendo pensai questo pensiero. Cioè io risi perché effettivamente mi fa ridere questa cosa, però mi è arrivato un pensiero. Oimè, la gloria, un corridoio basso, tra ceste, un canterano dell'impero, la brutta effigie incorniciata in nero e sotto il nome di Torquato Tasso. La gloria è un corridoio basso. Noi camminiamo in questo corridoio basso, ci dobbiamo chinare e troviamo Torquato Tasso, che dovrebbe essere glorificato, in mezzo a queste cianfrusaglie, in mezzo a questo ciarpame. Ma non è finita. Allora, quasi a voce che richiama, esplorai la autunnale, dall'abbaino secentista, ovale, a telaietti fitti, ove la trama del vetro deformava il panorama come un antico smalto innaturale. Comincia a fantasticare il poeta, guarda fuori e si distrae da quello che ha intorno e cominciano pensieri alti, tra virgolette, pensieri quasi filosofici. Non vero e bello come in uno smalto a zone quadre apparve il Canavese, Ivrea Turrita, i colli di Montalto, la Serra Dritta, gli alberi, le chiese, e il mio sogno di pace si protese da quel rifugio luminoso ed alto. Lui vede il panorama, e qui c'è un tema che è comunque un tema romantico, il panorama che sottolinea lo stato d'animo, di andare o astrazione da quello che hai intorno e cominciano i ragionamenti. Ecco, pensavo, questa è la marina, la villa, ma laggiù, oltre i colli dilettosi, c'è il mondo, quella cosa tutta piena di lotte e di commenti turbinosi, la cosa tutta piena di quei cosi con due gambe che fanno tanta pena. Comincia a pensare al mondo, il mondo che è pieno di lotte, che è pieno di guerre, di combattimenti, di persone che vogliono dimostrare qualcosa. Questi omini, questi cosi con due gambe che fanno tanta pena nel loro affannarsi per dimostrare qualcosa. Qualcosa che alla fine si rivela inutile. E qui entriamo nel pessimismo di Guido Gozzano, un pessimismo che è dato dal fatto che tutto quello che noi facciamo per lasciare una traccia nel mondo è inutile, così inutile che uno dei più grandi poeti italiani, Tasso,
viene scambiato per una persona con le ciliegie in testa. Vedete l'ironia paradossale di Guido. E l'elemento cardine di questo pessimismo è la morte che viene chiamata eguagliatrice, la famosa livella eguagliatrice perché schiaccia tutti allo stesso punto. L'eguagliatrice numera le fosse, l'eguagliatrice conta le tombe, ma quelli, gli uomini, vanno spinti da chimere vane, divisi e suddivisi a schiere opposte, intesi all'odio e alle percosse, così come ci sono formiche rosse, così come ci sono formiche nere. La morte alla fine eguaglia tutti, ma gli uomini continuano ad azzuffarsi, continuano ad indaffararsi per cose inutili. Così, e si dividono in gruppi. L'essere umano ha una mente tribale, deve per forza riconoscersi: io sono italiano, tu non sei italiano, tu sei straniero, tu sei inglese, tu sei europeo, dentro, fuori, outside, inside. Così come ci sono formiche rosse, così come ci sono formiche nere. Lui riesce ad arrivare a un punto di vista alto. E vede l'indaffararsi degli uomini, vede questo continuo dover escludere l'altro, continuo a riconoscere me stesso e con un lavoro che ha la stessa importanza del lavoro delle formiche. Ecco il crepuscolarismo. Vi avevo detto che la poesia crepuscolare nasce da una delusione, la delusione che hanno gli intellettuali per aver visto che l'Italia non è riuscita ad acquisire quell'importanza politica e culturale che voleva avere. Ed ecco questa delusione che porta a vedere il lavoro degli uomini come un lavoro di formiche. Dovremmo ragionare tanto nella nostra vita su questa strofa. Noi che combattiamo contro gli altri, noi che ci polarizziamo sempre e comunque. Proviamo a immaginarci come delle formiche rosse che combattono contro delle formiche nere. Questo forse aiuterebbe ad acquisire la giusta prospettiva sulle nostre azioni, sull'importanza delle nostre azioni, di raffrontarsi con l'altro, di escludere l'altro. Ecco, andiamo avanti. Schierati al sole o all'ombra della croce, tutti travolgi il turbine dell'oro. O musa, oimè, che può giovare loro il ritmo della mia piccola voce? Meglio fuggire alla guerra atroce del piacere, dell'oro, dell'alloro. Ecco, qui c'è dichiarata la figura del poeta. Gli uomini schierati al sole o all'ombra della croce, tutti sono travolti dal turbine dell'oro, della ricchezza, della fama, di quello che vogliono essere. O musa, cosa può giovare loro il ritmo della mia piccola voce? Di nuovo, la voce del poeta è piccola, non importa, nessuno la sente. Siamo molto lontani dal poeta, atto poetico, salvo una società. Edo, vediamo. Qui l'intensità del passo è molto bella, cioè c'è una grande intensità, vorrei se possibile non spezzarla. Ripeto, avvocato non parla, che cos'ha? Oh signorina, pensa ai casi miei, a piccole miserie della città, sarebbe dolce restare qui con lei. Qui nel solaio, vedete, Felicita è anche un po' bambinesca, qui nel solaio per l'eternità. Per sempre, accetterebbe, accetterei. Tacqui. Scorgevo un atropo soletto e prigioniero. Stavasi in riposo alla parete, in segno spaventoso chiuso tra l'ali ripiegate a tetto. Come lo vellicai sul corsaletto, si librò con un ronzio lamentoso. Mentre parlano, hanno visto un atropo. Un atropo, scrivo la parola, così la cercate su internet.
Atropo è una piccola farfalla notturna, è famosa per due cose: sopra la schiena, dietro la testa, una macchia che assomiglia a un teschio. E seconda cosa, quando vola fa un ronzio molto 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 triste. Questa farfalla è stata resa famosa dal film Il silenzio o dal romanzo Il silenzio degli innocenti, perché ha proprio una piccola testa di morto sulla schiena. Cosa succede? Guido ha proposto a Felicita di stare insieme per l'eternità. Sono piccoli corteggiamenti, stanno flirtando. Mentre parlano, vedono questo piccolo atropo, questa piccola farfalla, che di nuovo rappresenta la morte che è presente, l'eguagliatrice che sottolinea l'inutilità delle azioni umane, e lui la stuzzica. E questa vola e fa un ronzio triste. È importante questa scena, la ritroveremo. Lui che stuzzica la farfalla, ricordatela. Rileggo perché mi piace l'andamento. Sarebbe dolce restare qui con lei, qui nel solaio per l'eternità, per sempre, accetterebbe, accetterebbe. Tacqui, scorgevo un altro fossoletto e prigioniero. Stavasi in riposo alla parete, in segno spaventoso, chiuso tra l'ali ripiegate a te. Come lo vellicai sul corsaletto, si librò con un ronzio lamentoso. Che ronzio triste! È la marchesa in pianto, la dannata sarà, che porta pena. Nulla s'udiva, che la spinge in pena e dalle vigne ad ora un canto. O mio carino, tu mi piaci tanto, siccome piace al mar una sirena. Questo è un pezzettino di canzone popolare. Ovviamente un po' modificata, che si dovrebbe riferire alla tradizione senese. Vado avanti. Un richiamo s'alzò, Querulo e roco. È Maddalena la serva, inquieta che si tardi. Scendiamo, è l'ora della cena. Adesso c'è un pezzo bellissimo dove sembra che loro stiano per scambiarsi un bacio. Guardi, è il poeta che parla, eh? Guardi. Guardi il tramonto là, com'è di fuoco, restiamo ancora un poco. Andiamo, è tardi, signorina, restiamo ancora un poco. Le fronti al vetro, chini sulla piana, seguimmo i neri pipistrelli a frotte. Giunse col vento un ritmo di campana, disparve il sole fra le nubi rotte. A poco s'annunciò la notte sulla serenità canavesana. Una stella, tre stelle, quattro stelle, cinque stelle. Non sembra di sognare, ma ti levasti su quasi ribelle alla perplessità crepuscolare. Scendiamo, è tardi, possono pensare che noi si faccia cose poco belle. È un momento estremamente romantico, ma anche estremamente crepuscolare. E perché è il crepuscolo? Il sole sta tramontando, a spasmi d'amore s'affiancano simboli del crepuscolarismo. Loro guardano il cielo e vedono i pipistrelli. Il vento porta un rumore di campana. Mentre contano le stelle, questo pezzo è meraviglioso, ti levasti su quasi ribelle alla perplessità crepuscolare. Cioè lei si, dentro una poesia crepuscolare, lei si sta ribellando alla perplessità crepuscolare. Ecco. Questo è il motivo per cui lei è la sua musa. Lei gli permetterebbe di vivere una vita normale, anche meschina, anche in fama di usuraio, ma una vita lontana dalla perplessità crepuscolare. È quello che Guido finge di volere, ma poi non vuole veramente, perché lui potrebbe sposare Felicita, lui potrebbe baciare Felicita, lui potrebbe amare Felicita. Lei non vuole altro che questo, ma lui non lo farà. Spoiler, scusate. Andiamo avanti. Parte 5. Cambia il panorama. Non sono più sul solaio, sono andati via. Sono, è il giorno dopo, qualche giorno dopo, sono in un giardino.
La tematica del giardino è una tematica molto presente nella poesia dannunziana, dove ovviamente il giardino è opulenza, fascino, bellezza. Qui vedremo che è tutt'altro il giardino. Andiamo a vedere. Ozi beati a mezzo la giornata nel Parco dei Marchesi, ove la traccia restava appena dell'età passata. La traccia restava appena dell'età passata. L'età passata di splendore, di opulenza è passata e lascia appena appena una traccia. Le stagioni camuse e senza braccia, fra mucchi di letame e di vinaccia, dominavano i porri e l'insalata. L'insalata, i legumi produttivi, deridevano il busso dell'aiuole. Eccolo qui, di nuovo, oggetti normali, un elenco di oggetti normali, l'insalata, addirittura sporchi, il letame, la vinaccia, i porri, l'insalata, deridono il busso. Il busso è una pianta ornamentale che è tradizionale nei giardini all'italiana, quindi è simbolo di nobiltà. Deridono il busso. Questi oggetti semplici da orto deridono le piante aristocratiche. Tutto mi spiace che. Ah no, ho saltato un pezzo. L'insalata e i legumi produttivi deridevano il busso dell'aiole, volavano le pieridi nel sole e le cetonie e i bombi fuggitivi, insetti che girano per l'aria. Io ti parlavo piano e tu cucivi, inebriata dalle mie parole. Lei cuce e ascolta il suo poeta, piena d'amore. Lei cuce, fa cose semplici, mentre lui si atteggia, vuole essere un poeta, vuole essere quello ammirato. Tutto mi spiace che mi piacque innanzi, a rimanere qui, sempre al suo fianco, terminare la vita che m'avanzi tra questo verde e questo lino bianco. Se lei sapesse come sono stanco delle donne rifatte sui romanzi, vennero donne con proteso il cuore, ognuna di leguò, senza vestigio. Lei forse sola il freddo sognatore educherebbe al tenero prodigio, ma mai non comparve sul mio cielo grigio quell'aurora che dicono l'amore. Sono stufo delle donne dei romanzi, delle donne della poesia, delle donne auliche. Voglio una donna semplice. Lei forse educherebbe il freddo sognatore al tenero prodigio, cioè saper vivere una vita normale, una vita anche fatta di lavoro, anche fatta di dover curare i soldi, però una vita normale. Tu mi fissavi, nei begli occhi fissi, leggevo uno sgomento indefinito. Le mani ti cercai sopra il cucito e te le strinsi lungamente e dissi: mia cara signorina, se guarissi ancora, mi vorrebbe per marito? Di nuovo lui le chiede di sposarla e lei reagisce: perché mi fa tali discorsi? Sposare lei, una brutta e poveretta, e ti piegasti sulla tua panchetta facendo il viso a coppa delle mani, simulando singhiozzi acuti e strani, per celia, come fa la scolaretta. Metti la mano tra le mani, metti la faccia tra le mani e fai finta di piangere. Lui si avvicina perché pensa che sia uno scherzo, ma scopre che in realtà lei sta piangendo veramente. Ma nel chinarmi su di te, m'accorsi che sussultavi come chi singhiozza veramente, né sa più ricomporsi. Mi parve udire la tua voce mozza dagli ultimi singhiozzi della strozza. Non mi tenga mai più tali discorsi. Qui il verso è proprio spezzato, non mi tenga mai più tali discorsi, per sottolineare il fatto che lei sta singhiozzando.
Piange e tentai di sollevarti il viso inutilmente. Lei nasconde il viso, nasconde il viso. Poi, colto un fuscello, ti vellicai l'orecchio e il collo snello. Già, tutta luminosa nel sorriso, ti sollevasti vinta d'improvviso, trillando un trillo gaio di fringuello. Donna, mistero senza fine, bello. Parallelo, scena parallela. Lei sta piangendo, lui la vellica e lei scoppia a ridere come un fringuello. È il parallelo di quello che ha fatto con il piccolo atropo. Il piccolo atropo era fermo, lui lo stuzzica e si muove con un rumore triste. Lui stuzzica la donna e lei si muove con una risata. Sono due scene parallele. Di nuovo. A rimarcare due equilibri, l'equilibrio della morte che è a livello attrice e l'equilibrio di questa donna che potrebbe essere la risposta. E poi c'è la strofa più bella di tutte, che è quella che chiude questa parte. Donna, mistero senza fine, bello. Questa donna è un mistero senza fine ed è un mistero bello. Andiamo alla sesta parte. Tu mi hai amato. Nei begli occhi fermi luceva una blandizie femminina. Tu civettavi con sottili schermi. Tu volevi piacermi, signorina, e più di ogni conquista cittadina mi lusingò col tuo voler piacermi. Unire la mia sorte alla tua sorte per sempre nella casa centenaria. Ah, con te forse piccola consorte, vivace, trasparente come l'aria, rinnegherei la fede letteraria che fa la vita simile alla morte. Eccola qui. Con te forse piccola moglie, che sei vivace, che sei trasparente come l'aria, che sei semplice, forse io rinnegherei questo mio voler essere poeta. Questo mio voler essere qualcosa che non so essere e che fa la vita simile alla morte. Di nuovo, la vita con la letteratura è simile alla morte, è simile al piccolo atropo che frulla, che fa un fruscio triste. Tu potresti essere la risposta, potresti essere la risata. Oh, questa vita sterile di sogno, guardate che meraviglia questo verso, questa vita sterile ma di sogno. Sono due elementi che sono contrapposti, sterile e di sogno, eppure lui vorrebbe questo, rinunciare alla fecondità della poesia, che è una fecondità di morte, per avere una vita sterile ma piena di vita, vita semplice. Meglio la tua ruvida, meglio la vita ruvida, concreta, del buon mercante inteso alla moneta. Meglio andare sferzati dal bisogno, ma vivere di vita. Io mi vergogno, sì, mi vergogno di essere un poeta. Qui D'Annunzio lo abbiamo seppellito. Io mi vergogno di essere un poeta. Il poeta non fa niente. Non fa niente, è inutile alla società, è inutile a se stesso, è un peso per se stesso. Vorrei essere capace di essere come tuo padre, Felicita, di essere un mercante inteso alla moneta. Tu non fai versi, tu non scrivi poesie, tagli le camicie per tuo padre, hai fatto la seconda classe. Ti hanno detto che la terra è tonda, ma tu non ci credi. Guardate la modernità di questo verso. Ti hanno detto che la terra è tonda, ma tu non ci credi. E non mediti Nietzsche, mi piaci, mi faresti più felice di un intellettuale genebonda. E qui c'è il verso meraviglioso, Nietzsche, camice. Tu non mediti di Nietzsche, ma tagli le camicie. Non sei una filosofa.
Tra l'altro, non a caso qui sceglie Nietzsche, il filosofo del frammento, il filosofo del pezzo, un filosofo che è completamente esegesi, che è completamente interpretazione, che è completamente speculativo. Non c'è nulla di tutto questo nel tuo mondo, ma c'è la semplicità. I frammenti non sono frammenti di una filosofia oscura e pessimista, sono frammenti di camice. Tu ignori questo male che si apprende in noi, il male di vivere che si apprende con la letteratura. Tu vivi i tuoi giorni modesti, tutta beata nelle tue faccende, mi piaci. Penso che leggendo questi miei versi tuoi non comprenderesti, e a me piace chi non mi comprende. Ed io non voglio più essere io, non più l'esteta gelido, il sofista, ma vivere nel tuo borgo natio, ma vivere alla piccola conquista, mercanteggiando placido in oblio come tuo padre, come il farmacista. Ed io non voglio più essere io. Vedi, rinnega tutto pur di vivere così. L'intensità di questo verso è incredibile. La parte dopo, la parte 7, è una parte di raccordo, dove lui, parlando con il farmacista, viene a sapere che ci sono dei pettegolezzi. Si sta parlando della relazione tra lui e Felicita. E quindi lui decide di abbandonare il paese. In questa parte qui cerco di andare veloce perché mi interessa molto quella successiva. Il farmacista nella farmacia elogiava un farmaco sagace. Vedrà che dorme le sue notti in pace, un sonnifero d'oro in fede mia. Narrava intanto certa gelosia con non so che loquacità mordace. Ma c'è il notaio pazzo di quell'oca. Ah, quel notaio, creda, un capo a meno. La signorina è brutta, senza seno, volgaruccia. Sentite come parla, è un borghese. Lei sa come una cuoca e la dote è poca poca, 10.000, chissà, forse nemmeno. Ma dunque c'è il notaio furibondo con lei, con me che volli presentarla a lei, non mi saluta, non mi parla. È geloso? Geloso un finimondo, pettegolezzi. Ma non le nascondo che temo, temo qualche brutta ciarla. Non tema, parto, parte e va lontana, molto lontano. Vede, cade a mezzo ogni motivo di pettegolezzo. Davvero parte quando? In settimana. Ed uscì dall'odor di pecacuana nell'ultimo settembrino Arezzo. Andai vagando nel silenzio amico, triste, perduto come un mendicante. Mezzanotte scoccò, lenta, rombante, su quel dolce paese che non dico. La luna sopra il campanile antico pareva sopra un punto. Pareva un punto sopra una I gigante. In molti mesti e pochi sogni lieti, solo pellegrinai col mio rimpianto. Fra le siepi, le vigne, i castagneti, quasi d'argento fatti nell'incanto. E al cancello sostai del camposanto, come s'usa nei libri dei poeti. Qui, altro tema tipico crepuscolare, lui che al cimitero parla con i morti. Voi che posate già sull'altra riva, immuni dalla gioia, dallo strazio, parlate o morti al pellegrino sazio. Giova guarire, giova che si viva, o meglio giova l'ospite furtiva che ci affranca dal tempo e dallo spazio. Di nuovo pensa alla morte. È un giovamento guarire oppure dovrei abbandonarmi a questa eguagliatrice? A lungo meditai senza ritrarre la tempia dalle sbarre. Quasi a scherno s'udiva il grido delle strigi alterno. La luna, prigioniera fra le sbarre, imitava con le sue bizzarre gli amanti che si baciano in eterno. Bacio lunare fra le nubi chiare, come di moda 70 anni fa. Ecco la morte e la felicità. L'una mi incalza quando l'altra appare. Quella mesilia in terra d'oltremare, questa promette il bene che sarà. Guarda la morte e la felicità. La felicità sarebbe rimanere lì, la morte sarebbe continuare con questa vita da poeta. Queste giocano l'una con l'altra, si baciano sotto la luna la morte e la felicità.
Una mi incalza quando l'altra appare, se lo contendono, la morte lo esilia in terra di oltremare, la felicità promette il bene che sarà. Ma lui ha deciso, per evitare i pettegolezzi, e soprattutto perché lui non sa veramente essere l'uomo borghese, e quindi non può accettare felicità, non può sposare felicità. Ha deciso di partire. Ultima parte, super, super intensa, il colloquio, il saluto, l'addio tra i due. Nel mestissimo giorno degli addii mi piacque rivedere la tua villa. La morte dell'estate era tranquilla in quel mattino chiaro che salii tra i vigneti già spogli, tra i pendii, già tra punti dei bei colchi Cintilla. Forse vedendo il bel fiore malvagio che i fiori uccide e semina le brume, le rondini addestravano le piume al primo volo, timido randagio. E a me randagio parve buon presagio, accompagnarmi loro nel costume. Siamo a fine dell'estate, le rondini stanno partendo, si preparano a partire e Guido, anche che sta partendo, si sente un po' come una rondine. Viaggio con le rondini stamane. Dove andrà? Dove andrò? Non lo so. Viaggio. Viaggio per fuggire un altro viaggio. Oltre Marocco, ad isolette strane, ricche in essenze, in datteri, in banane, perdute nell'Atlantico selvaggio. Attenzione qui. Signorina, se io torni d'oltremare, non sarà già d'altri già? Sono sicuro di ritrovarla ancora? Questo puro amore nostro salirà all'altare? E vidi la tua bocca sillabare a poco le sillabe, giuro. Giurasti e disegnasti una ghirlanda sul muro di viole e di saette, coi nomi e con la data memoranda, 30 settembre 907. Io non sorrisi, l'animo godette quel romantico gesto di Ducanda. Beh, lui qui la sta prendendo in giro, lui sa che non tornerà, lui sa che non è capace, però spinto dalla voglia di essere adulato, spinto dal desiderio di gloria, spinto dal motus letterario, le fa giurare che lei lo aspetterà. Sta compromettendo la vita di questa donna. Tutto questo lo vediamo ora in una scena che sembra presa da una poesia romantica. Tutto è travestito da romanticismo, è un momento molto forte, però è finto, è una menzogna e lui lo sa, è una menzogna che serve ad alimentare la sua vanità di poeta. Giurasti e disegnasti una ghirlanda sul muro di viole e di saette, coi nomi e con la data memoranda, 30 settembre 907. Io non sorrisi. L'animo godette quel romantico gesto di Ducanda. Le rondini garrivano assordanti, garrivano parole d'addio, guizzando ratte come spole, incitando le piccole migranti, tu seguivi gli stormi lontani, ad uno per le vie del sole. Uno stormo s'alza, ecco, s'avvia, sono partite. E non le salutò? Lei devo salutare, quelle no. Quelle terranno la mia stessa via, in un palmetto della barberia, tra pochi giorni le ritroverò. Giunse il distacco, amaro, senza fine, e fu il distacco d'altri tempi, quando le amate, in bande lisce e in crinoline, protese da un giardino venerando, singhiozzavano forte, salutando diligenze che andavano al confine. Si salutano? E fu un saluto d'altri tempi, con le lacrime, con i fazzoletti, tutto intenso di romanticismo, di promesse, di torneremo insieme, supereremo questo. Mi apparisti così, come in un cantico del Prati, che è un poeta, lacrimante l'abbandono per le isole perdute nell'Atlantico. Ed io fui l'uomo d'altri tempi.
un buono, sentimentale, giovine romantico. Quello che fingo di essere e non sono. Ecco, finisce così. Finisce con una confessione. Io fingo di essere tutto. Fingo di essere un poeta, fingo di essere un giovane romantico, fingo di volerti sposare, ma io non sono questo, io non sono niente. Sono una persona vanesia che per seguire la sua immagine di sé ha creato questo finto romanticismo che ti sta compromettendo. E finisce così. Oggi siamo andati un po' lunghi, abbiamo parlato quasi per un'ora, ma mi piaceva finirla questa poesia. Va bene? Io vi saluto, scrivetemi i vostri commenti. Scrivetemi se avete sentito bene, se avete capito tutto, se avete domande e ricordatevi che noi siamo ovunque, siamo su Facebook, siamo su YouTube naturalmente, siamo su Instagram, siamo su Twitter, prossimamente cercheremo di andare anche su Spotify, quindi cercateci, cercateci, cercateci. Io vi voglio salutare rileggendo quest'ultime due strofe. Quindi vi saluto così, adesso ciao ciao e rileggo l'ultimo pezzetto. Giunse il distacco, amaro senza fine, e fu il distacco d'altri tempi, quando le amate in bande lisce, in crinoline, protese da un giardino venerando, singhiozzavano forte, salutando diligenze che andavano al confine. Ma apparisti così, come in un cantico del Prati, lacrimante l'abbandono per l'isole perdute dell'Atlantico. Ed io fui l'uomo d'altri tempi, un buon, sentimentale giovane.